Sì, guarda il cane come sta Ah, vabbè, io non stavo a rimaneggiando. guardare il cane, stavo. Cioè, lì c'è so Duparmalat. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 ciao. ciao, Questa partigiano, mattina mi mi sono sono svegliato. svegliato. Ma chi hai fatto entrare? Non vedo l'ora di ciucciare le tette. Tra poco andrò a Milano e lì la castigherò. Ok. Il tuo Cioè, nome della realtà. vuoi che ti mando l'uccello? Vai. Poi ad ognuno la propria libera interpretazione. Ma libera interpretazione? Che libera interpretazione? Mi hai chiesto quanto ce l'ho grosso! La tana del ferito. Ciao, Braderigno. Allora, inizia, risponde prima Naomi e poi risponde Cappone. Cappone, mi raccomando, un po' di rispetto. Sì. Ok. Nome. Naomi. Daniele. Ok, età? Questa sconosciuta indefinita, ma abbastanza grande, verso i boomer. Anch'io abbastanza grande. Il vostro sogno nella vita? Lavorativo è avere più di 7 proprietà e avere un conto in banca di più di 6 milioni. Non Ora siamo a più lo dico. di 1 milione? Paco, guarda di finanza, non c'è una lira! Io c'ho una lira, sto bene così. C'è una Vabbè. lira! Capone? Certo, poi il mio obiettivo spirituale è trovare la mia serenità, trovare la mia pace, creare su famiglia e trovare l'amore. Ok, So io. Poi. va bene, Capone. Attualmente non ho sogni. Non è non avere sogni, ma semplicemente che tante volte, appunto, uno si fissa degli obiettivi e pensa sempre alle cose future e a volte trascuri, questo ti porta a trascurare quello che vivi nel presente. Quindi Allora, quello che sarà, sarà. Sicuramente se devo giusto. avere, sicuramente se devo avere un'idea di vita, una bella casa con una famiglia, Certo. penso sia una bella cosa, insomma. Allora, giusto però sbagliato. Io, cioè, se c'è una cosa che ho sempre detto nella vita, per quanto riguarda il mio prototipo di uomo ideale, è che sia una persona con voglia di fare ed ambiziosa. Alt, l'ambizione non è per me avere tot soldi, tot guadagno. Tranne la mia personale, ovviamente, però è proprio magari c'hai degli obiettivi, ti svegli la mattina con delle passioni, con degli obiettivi, con degli interessi, cioè magari che sia l'ortofrutta, ti svegli tutta la mattina e vai a coltivare pomodori, va benissimo, però devi voler fare qualcosa, devi avere Beh, passioni, lui devi ha avere Capone ha sogni, obiettivi, cioè cioè comunque devi lui. avere stimoli, obiettivi, passioni, cioè non puoi stare, cioè, io sono stata con una persona che era totalmente privo di stimoli quando sei con una persona che Ah, era magari ti umano. butta giù e tutto, ti butta giù anche, cioè, io No, sempre no, quello sostenuto. so Quello di d'accordo. Roma, no? Eh? Quello di Roma. Capone? Cosa? Vado. Ti piacerebbe far sesso con Vado. lei? Sì. Vabbè, ma lo sai. Non lo Sto so. Sì, ci penso, devo. E te l'ho detto, cioè, sono una inventando! Guarda il persona che. cane, sì, guarda il cane come sta No, vabbè, io non stavo a rimaneggiando. guardare al cane, stavo. Cioè, lì ci sono Duparmalat. Che poi non è che sono Capito? amante del latte, però. Non ti piace il seno grosso? No, non preferisco un bel sedere piuttosto che al seno, però è indiscutibilmente un seno gigante, Perché? Perché anche io un preferisco il so. sedere rispetto al seno, nel senso penso Cioè. che le donne con il seno piccolo siano molto sexy come le donne con il seno grande, mentre secondo me le donne con un bellissimo seno, ma No, totalmente no, ma io infatti disinteressanti. no, dicevo che ci va l'occhio perché comunque so le bombe che hanno sganciato all'epoca, quindi so. Boh, mio cugino diceva sempre, che io non condivido, però mio cugino diceva sempre che una donna senza sena è un uomo con la parrucca. Ma te No, sei. dai, Rubi, ma però. questa è Rubi, terribile. però c'è Pazienza, anche. cioè. Lo diceva mio cugino, io ho Body shaming detto. Dopo questa. te gli hai spiegato a tuo cugino che non c'è più i È capelli? morto, quindi non credo. Vai. Allora, primo appuntamento, dove? Per me, Sì. a me piacciono le persone intraprendenti, quindi non nei soliti posti esclusivi, cioè non in un posto dove ovviamente c'è casino, però mi piacciono le persone super intraprendenti, quindi che mi impressionano, che non debba dire io cosa fare, cosa non fare, cioè dirigerli. Ok. Tu Capone sei uno che tipo primo appuntamento dove porterebbe una ragazza? A casa. Ma hai appena Vabbè, mi hai detto che appena non. Ma sei chiesto. un coglione, ma scusami, hai No, appena detto tutto il contrario. Cioè. aspetta. La porti a casa, gli prepari una bella cenetta. Ok, Poi, vabbè, dai, già poi? carino, dai. Si impegna. Allora, le soluzioni sono due. Il budget deve essere 20 euro. Ok.
Quindi o la porti al Mac, okay, o la porti a casa, gli fai due bei piatti, quindi almeno nel caso in cui sono un ragazzo, ipotizzando, che la sera stessa vuole concludere, nel caso che non concludo ho buttato 20 euro piuttosto che 100. Ma che cosa triste, ma dai, io non condivido per niente. Cioè, ma come, ti porta a casa, c'è una romantica. Allora, puoi fare cose molto più carine senza budget, comunque, a prescindere. Però mi stanno citofonando. Concludere, nel caso non ho concluso, non ho speso 20 euro, no, potevano essere, tu puoi spendere 20.000 euro e trovarti in una serata di merda, puoi spendere 0 euro e vivere la serata della tua vita. Cioè, non condivido fare una cosa con il fine di, e nel caso è tempo cioè sono soldi sprecati, cioè la trovo una cosa veramente triste. Ma tu dove abiti? Io? Milano. Sì. Adesso sei a Milano? Sì. Ma ascolta, io ho una domanda importante, perché questa per me determina veramente le sorti di una persona, cioè quando inquadro una persona gli faccio sempre questa prima domanda, certo. Sempre nell'ambito culinario, okay. Ok, la spinacina, ok, è presente, qual è presente la cotoletta, ok, col dentro gli spinaci, esatto, tu la preferisci al fornino o in padella? Padella. Allora, ok, è giusto, ho sentito tutto. A me piacciono le cose in padella proprio, se, cioè, di base. Anche se il forno sono un po' più salutari, tra la pasta al forno, non parliamo di forni, perché, così, per favore. No, vabbè, dipende dalla persona, comunque. Ok. A me piacciono le cose in padella, che devo dire. Allora, facciamo così. Tutto, Naomi, esci con Cappafrene, okay, con Daniele, il ragazzo qua a destra, no? Daniele. Uscite insieme. Roma? Io? Per metà, però adesso... Non è troppo, Tirchio. Cioè, non ho bisogno di soldi di un uomo così, però non puoi dire io devo faccio 20 euro, io così, così. Vabbè, ma ognuno, scusa, attenzione, ma te fa da mangiare a casa. Ma tu puoi fare le cose nelle tue possibilità, però se tu mi dici spendo 20 euro, a me già dà fastidio. Aspetta. Non è che mi devi portare al ma scusa, ma conta il prezzo o conta la persona con cui stai e il momento? Ma che lei dice... Assolutamente, però il fatto che tu me lo sottolinei e mi fai pesare il prezzo mi dà fastidio, allora lo trovo un gesto Tirchio. Ma non tu te lo farebbe pesare, non te lo farebbe pesare. Ma io te lo farei pesare il prezzo. Aspetta, non te lo poteva benissimo dirmi, no, andiamo a farci una passeggiata, ci mangiamo il gelato... budget 6 euro Capone, e mi andava bene. Ma poi scusa, poi con che collegamento? Allora, al di là che... Secondo me è una cosa triste. Ascolta. Allora, al di là che per metà sono romano, ma al di là di quello, e vivo nelle Marche. Presente le Marche? Certo. Gucci, okay. Fendi. Sì. No, vaffamuck. E ascolta. E cosa significa che... se sono romano, poi sono tirchio, cioè come so connessere le due cose? A parte che già sono stata, cioè non saresti il mio primo romano, comunque, la vita. Au! La conosco. No, sì, ok, ma non, non capisco il ragione. Romani. Conosci i romani, no. Vabbè, è un nesso un po' particolare. Domanda importante. Ma così però, Naomi, è come se io dico... ho avuto un ex che mi ha tradito, allora le donne sono tutte zoccole. Ma se tu sei generalizzato in primis dicendo io sono romano, vuol dire che per te tutti i romani sono così, quindi hai generalizzato l'atteggiamento tuo definendo che tu agisci così perché sei bravo romano. Cappone, bravo. No, ma tu, ma in realtà tu ti ho risposto generalizzando nel medesimo modo. Ma tu hai detto che io sono romano, io non ho detto la mia detto provenienza. Già che gli dici che carini. Tu l'hai detto, io sono romano, io come faccio a saperlo? Cioè vabbè, si sente dall'accento, però nel senso... Domanda, cambiamo discorso che qua è un punto vuoto. Allora, vabbè, però mi piace litigare a me con gli uomini. Cioè, perfetto, immaginavo. Senti, no, allora Naomi, esci con... Mi piace le raccolte di piatti. Perfetto. E esci con Daniele, ok? Il ragazzo che hai sulla tua sinistra. E, esci con lui, a un certo punto, appuntamento bellissimo, bello, non ti ha fatto pesare i 20 euro della cena, tutto molto bello. A un certo punto ti dice: guarda, ti devo fare una confessione, ti devo dire questa cosa, purtroppo io sono il più grande fascista che conoscerai in vita tua. Come reagisci? Oh mio Dio, allora, non ce la posso fare, mio padre? Non mi piace parlare di politica. Io i miei ideali, io comunque sono andata in una scuola quando ero piccola,
Vabbè, meno male che sei andata in una scuola quando eri piccola. No, parmi di partigiani, quindi con molti ideali comunisti. Io facevo col flauto, suonavo bella ciao. Okay. E... Guarda la maglietta. Ah, cazzo, vedi? Quella è la casa dei papel, cioè riferimento cinematografico. No. C'è scritto la casa dei papel. O partigiano, portami via. La sai? Cantamela. Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 ciao partigiano, mi sono svegliato, ho trovato l'invasor. Ne conosco un'altra dei partigiani che fa... Faccetta. Fa di largo, quando va... Va, no! Un attimo, devo farlo calmare. Quando Cappone parte purtroppo non lo fermi. Cappone, per non favore. Non posso uscire con po' Cappone. No, allora, il Cappone in realtà... Allora, mi ha scritto un messaggio letteralmente 5 minuti fa che lo leggo adesso. Ok. Allora, no, in realtà non ho scritto nulla, non gli scrivo da mezz'ora. Mi ha scritto letteralmente un messaggio di 5 minuti fa, alle 16.33. Okay. Mi ha scritto questo messaggio, ho detto. Ma chi hai fatto entrare? Non vedo l'ora di ciucciare le tette. Tra poco andrò a Milano e lì la castigherò. Bello. Io voglio chiedere. Ascolta, ok. Vuoi, io ti do la risposta subito, Green. Se tu entro 10 secondi non mostri la chat inesistente e ammetti la falsità, io pubblico il tuo numero su Twitch. E lo fa, Simo. Poi vabbè, ma sei vendicativo, non ti fanno i ricatti. Ma non è un ricatto, è una constatazione. Allora, faccio vedere la chat. Perché Simone e Ale lo fa, devo dire. Questo è un ricatto. Boh, vedila come un ricatto, cioè io... Per quanto riguarda le azioni è palesemente un ricatto. Se domani uno ti dà un destro in faccia, tu lo incassi o provi a rispondere con un altro? A me? Sì. Uomo? Sì. Oddio, io purtroppo sono un po' vendicativa, ci sto lavorando dallo psicologo sulla vendetta. Anch'io. Perché sono estremamente vendicativa, però è una cosa sbagliata. Però, però io, ripeto, se io arrivo... Se io arrivo però e ti do un destro... Se tu mi dai un destro io prendo la prima cosa che trovo e ti accoltello e ti sfregio e ti faccio qualcosa, ma perché io vengo cioè nel senso... Ma non è una cosa bella? Alpha Woman. Ma sì che è una cosa... Ma sì che è una cosa bella! Dovrei prendere e porre denuncia. Ma no, perché sì, ma uno in una situazione di pericolo la prima cosa che fa istintivamente è difendersi. Dato che Simone mi mette in queste situazioni di pericolo e sta mostrando la chat con Rubino che stavano entrambi al telefono a scriversi come i bambini di 12 anni. No, sicuramente la prima cosa che direi è che, non, che voglio ciucciarti le mamme. No. Delle tette. Eh? Avete sbagliato perché lui non è amante delle tette. Capito, sono pure stupidi. Esatto, dai, ma effettivamente è sbagliato. Malcani che è un maschio? No. Ah. No, perché è arrapato o arrapata? Mi continua a leccare. Vado lui. C'è caramelle. Ma, domanda, scusa. Allora, io ti dico, Naomi, com'è nata tutta questa cosa. Io ho chiesto al Cappone, a Daniele, quale fosse la sua ragazza ideale e lui praticamente in un modo o nell'altro ha descritto te. Cioè, mora, no, con gli occhi scuri. Me sono la prima stronza che hai chiamato, che è venuta. Cioè, ragazzi, no, in realtà no, Naomi, in realtà no, in realtà, infatti, è così. Perché tu lo sai, mi mandano un messaggio e viene la pisca. In realtà ha descritto te in tutto e per tutto. Sì, ha detto col cappellino. No, è un po' perché ha detto che non piacciono le tettone. No, ma non è vero. Ascolta una cosa, ma lo segui il calcio? Un po'. O simpatizzi qualche squadra in particolare? Nel Inter. Caso. Cosa? Inter. Inter, scusami, troppo. Allora, adesso appena entra, un piccolo scherzo al Cappone, provaci spudoratamente con lui in maniera proprio, cioè senza motivo, proprio improvvisamente ci provi spudoratamente con lui. Ma non sono capace, sono timida. No, dai, ma proprio, comincia proprio, improvvisamente ci devi proprio metterlo a disagio. Il tuo obiettivo è metterlo a disagio. Devi metterlo a disagio al massimo, devi provarci noi. Ok, quindi ci sta la roba di che... Ok, sì. Che sexy come ciucci quella bottiglia. Timida gara! Stiamo dicendo del fatto della cosa, sì. Però ci sta, no? Mi è giusto. Ci sei, Cappone?
Guarda che sexy, succhia bene. Cioè. Quindi stasera mi viene a trovare il cappone, non ho capito. Se te venga a trovare, sicuramente non inizia a leccarti, te se sbatto sulla scrivania e basta. Te, visto che non vuoi spendere il tuo budget per più di 20 euro, te lo prendo io. Se mi vuoi cioè, se mi vuoi addirittura però prendere il treno. Però stando al tuo ragionamento io ti pago il treno, quindi tu ti devi dare da fa. E dopo me lo da fa, tranquilla. Nel senso, non è che stando al tuo ragionamento spendo più di 20 quindi, euro. Naomi, obiettivamente, come lo vedi il cappone? Cioè, cos'è che ti ispira? Allora, di sicuro non il suo nome su Twitch. Ok, ma me la lascia perdere quello che è una gag. A proposito, posso avere qualche spoiler? Scusa, quali spoiler? Del tuo nome, vuoi che ti mando l'uccello? Vai. Ti prendi il mio numero. Cappone. Condividimi il numero su WhatsApp. Condividimi il numero su WhatsApp. Genio. Sì. O vuoi che lo invio a te e io lo inoltre? No, perché sono diverse. Posso girargli il tuo numero? Vabbè, se me ne invii in più prospettive, meglio. Se hai anche un video, ancora meglio. Posso girarglielo su WhatsApp il tuo numero? Allora, il video non ce l'ho, però qua dietro c'ho una maglia che. Però potresti farla non è quella sborrata, vero? Sì, è lei. Sì. Paglia. No, questa è una cosa dietro, però vedi, la maglia è particolare. Il colore. Vedi? È azzurra. No, la utilizzo per segarmi, ci sborro in continuazione sopra. Ah, che bello. Perché secondo me privarsi del vabbè, momento più... Vabbè, siano luoghi migliori su cui farlo. Perché cioè, mi stai invitando a sborrarti in faccia? Dai, cappone, però per favore. No, è un invito, dai, una domanda. Figa. No, ho chiesto se era un invito. Scusami, Naomi, purtroppo. Cioè... È una curiosità. E cosa, come la vedi questa curiosità, Naomi? Non ho sentito. Cioè, a me non piacciono le persone che parlano tanto. Ma io non parlo tanto, sei te che hai intavolato la conversazione sessuale, io vengo là e non c'è tanto da parlare. Sottili. Poi ad ognuno la propria libera interpretazione. Ma libera interpretazione? Che libera interpretazione? Mi hai chiesto quanto ce l'ho grosso! Che bisogna quindi che sono dati informativi. Ma che sono? Info points di uccelli? Giusto, giusto. Non sarebbe male come professione. Posso dire che vedo una certa tensione tra voi? Ma ti piace violento? Sono un po' romantica, ti dico la verità. Non si direbbe. Capone? No. Cioè, l'avrei detto anch'io. No, l'avrei detto anch'io. Ok, perché l'hai chiesto? Così. Perché a te piace così, violento? Eh? A te piace... Ecco, con quelle 5 ragazze ha fatto tanta esperienza, evidentemente. Ma solo se penso a te, mi siedo solo sulle panche, tutto sembra più distante, sono in shadow come Amber.